siano, siamo 25, si ricoprono tantissimi ruoli, non c'è per fortuna questa rigidità delle grandi strutture. Prima di farvi vedere il portfolio, il nostro storytelling è nato da un felice incontro con Alberto Pian, col professor Alberto Pian, che io definisco un purista dello storytelling, perché durante una cena fatta con lui, lui lamentava il fatto che circa 4-5 anni fa si iniziasse a parlare parecchio di storytelling, ma nello storytelling veniva inserito di tutto, cioè venivano inserite delle storie corporate dell'azienda, in cui l'azienda raccontava di avere magari 50 anni di vita e faceva delle cose, episodi, e lui diceva che quello non era storytelling. Lo storytelling doveva nascere quasi in modo spontaneo, per cui doveva avere degli inviti e fare in modo che le persone raccontassero la loro esperienza con l'azienda. Per cui mi ha chiesto: dai, tra i tuoi clienti non hai qualcuno che, con cui possiamo avviare un progetto del genere? E io gli dissi: guarda, facciamolo per noi, perché ci chiamiamo Gruppo Input, ma vorrei vedere un po' i ragazzi, i nostri ragazzi, proprio cominciare a fare gruppo magari dietro un progetto del genere. Lui mi mise anche un po' in allarme, dicendomi: occhio però, perché se mi fai gestire questa cosa io devo intervistare i tuoi ragazzi, per cui potrebbe venire qualcosa di piacevole ma anche qualcosa di dispiacevole, per cui devi essere pronto a tutto. Cominciamo comunque con questa cosa e ovviamente l'obiettivo doveva essere far fare tutto esclusivamente ai ragazzi. Ogni ragazzo doveva scegliere, adottare un episodio, scegliere come realizzarlo, con chi realizzarlo. Niente doveva essere fatto in esterno. Dovevamo riuscire a utilizzarlo anche per promuovere l'agenzia, per cui doveva essere fatto utilizzando tutte le tecniche a disposizione, per cui non volevo solo episodi video, doveva esserci una rivista, doveva esserci un libro interattivo, un digital magazine interattivo, ci dovevano essere più o meno tutte le possibilità di comunicazione. Per cui si sono divisi in gruppi e la cosa carina, quando mi portavano delle cose da vedere, io magari trovavo qualcosa che era un po' sconveniente, in alcuni casi mi dicevano: no, però non esagerare, perché questo è il nostro storytelling. Per cui mi limitavano anche nei commenti che facevo al loro lavoro. Adesso farvi vedere un attimo il video. Just like the white wing
quell'episodio lui raccontava di quando lavorava nelle ambulanze, per cui il soccorso a una bambina gli aveva cambiato la vita, e da quel giorno aveva deciso di portare quell'esperienza anche in ufficio, per cui non essere più così teso in ufficio, perché c'erano dei momenti decisamente più drammatici, per cui era meglio per i colleghi provare a sorridere e non essere sempre tesi sui lavori. Come dicevo, già sette, dicevo, questa esperienza ha fatto sì che veramente da questo lavoro abbiamo potuto credere di essere veramente un gruppo. Curiosamente abbiamo fatto vedere questi episodi ad alcune aziende, siamo riusciti anche a prendere nuovi clienti approcciandoli con questa esperienza, per cui diciamo che per noi è servita tantissimo.